voi guardate in alto, volete saltare in alto, voi volete saltare in alto. Se solo potessi convertire, se solo potessi comunicare con voi. Voi guardate in alto, volete saltarvi, volete esaltarvi. Voglio voglio anche aggiungere un'altra cosa, che mi sembra che ci siano oggi ai giovani registi, cooperative, associazioni di cineasti che ti hanno cercato. Cosa credi che vedono in te di così attuale? Perché hanno bisogno di contattarti? Ma non lo so, perché io ho contatti solo con questi bolognesi che quando hanno visto a Bologna i cortometraggi si sono presentati. Sì, ma in un certo modo vogliono lavorare con te, sì, assieme a te. E tu con loro. E beh, ma io ma non posso. In questo cinema niente, ormai inesistente per la ricerca, anche solo come linguaggio, sì. Che cosa hai a che spartire con queste nuove leve? C'è questo cinema che riguarda quell'epoca, era lo spirito di quell'epoca, mamma, che nessuno mai ha portato fino in fondo in un linguaggio di cinema. Io, ma loro sono sedotti da questa loro cosa. Loro sono sedotti da quel momento, cioè non hanno vissuto quel periodo e vedono in questo film. E infatti a Sala Trevi mi diceva Luca Pallanc, dice, ma c'era pieno di giovani che non sono abitualmente dei frequentatori della sala. E sì, è una cosa, un po', bisognerebbe avere la possibilità di farli vedere di più, reclamizzarli meglio, parlarne di più, ma è un cinema oggi misterioso ma molto vivo. Tanto è vero di questa personale che fanno, perché a Tuscania, che gli ho detto, ma che pubblico può esserci? Dice, ah, ma vengono da Roma. Quindi l'interesse c'è, e anche certo per le nuove c'è, generazioni. Certo che c'è. Per esempio Schifano. Schifano è un personaggio di cui parlano perché io parlano in relazione a me. Allora Mario, se no, sai, Mario come pittore o cineasta, nessuno lo ricorderebbe. Lo ricordano tramite me, perché io ne parlo ovviamente sempre. Quando ho da parlare dei miei film o della mia vita, è stata una cosa importante per me, un'amicizia fondamentale. Però, sai, la chiave di tutto è l'epoca, in quegli anni. Cosa c'era di magico in quegli anni? Se c'era cosa c'era di magico in quegli anni, se c'era qualcosa di magico? C'era, tanto è vero che quell'epoca, oggi c'è un interesse, che però nessuno riesce a mettere, perché il problema di quegli anni era che per la prima volta in un... attraverso un movimento politico che in realtà era un grande culturale estetico travisato come politico, travestito come politico, era mettere in chiaro il potere, la chiave di tutto è il potere. Il Partito Comunista, che è dentro il potere, è stato un grande nemico del 68. Se avesse capito, ma non poteva, perché il 68, le parole d'ordine del 68, che io poi ho citato anche in questi racconti, perché sono la mia vita, ma so che so, le Rouge d'abord, è una cosa poetica, un'immagine di colore puro, però è anche un'utopia di qualcosa, le bandiere rosse che oggi non ci sono più, oppure Crasel, Esprit de Rapine, Retrouvez votre enfant.
era il potere il nemico che il 68, non la borghesia. La borghesia era un lacchè del potere e nessuno aveva portato a livello concettuale il problema del potere come ha fatto il 68, per quello è durato così poco, perché era un movimento immaginario, da artistico più che politico, non poteva diventare politico. Quando hanno tentato, i maoisti o tutti sono caduti nella confusione massima. E quindi... Ma è quella per cui l'interesse di questo cinema, in realtà l'interesse di quell'epoca, e lì sarebbe interessante parlare, scrivere. E quindi che cosa c'è di attuale adesso rispetto a quel passato? Uguale, c'è la stessa cosa, che il 68 aveva previsto qualcosa che oggi è fondamentale. Il potere, la globalizzazione del potere, il cinema fa Matrix, che è qualcosa, l'inno al potere impersonale, però il potere... è la chiave di tutto. Foucault che scrive la sua storia del potere, è chiaro che se uno non affronta solo a livello politico come espressione di detenzione del potere, la democrazia, il Partito Comunista, è una cosa che non esci vivo, ti perdi, perché tutti vogliono il potere in realtà. Mentre invece il potere va irradiato, non preso. Ma sai, gli artisti sono gli unici dell'antipotere. Henry Miller quando dice il potere va irradiato, non conquistato, è tutto, risolve tutta la storia del mondo, se è così. Se Marx avesse capito, per esempio, che la prima fabbrica di sfruttamento era la donna, e avesse messo la donna prima dei proletari, avrebbe fatto la storia della sinistra diversa. E la donna è veramente la fabbrica prima di sfruttamento, perché coi mariti, la produzione dei figli, per la prosecuzione della specie, è molto più importante che non i sessili, che Marx, però... Perché la donna è un mezzo di produzione. Marx non aveva ancora conosciuto, non poteva conoscere né Freud né De Sade, che sono i tre, la trilogia dell'antipotere, quella lì, Marx, Freud e De Sade. E tutto, e lì attorno girano gli artisti, che sarebbero i veri sacerdoti dell'antipotere. Ma non tutti gli artisti possono essere sacerdoti, bisogna essere non compromessi col potere. Certo, ma io parlo di artisti in senso concettuale, non in senso... storico, ecco, certo. E voi siete stati una generazione che non ha avuto dei compromessi col potere. Ma no, pure se li ha avuti non erano veri compromessi, perché al momento di una lotta vera sarebbero stati tutti dalla stessa parte, anche se Schifano faceva i soldi con i manifesti di fondazione comunista, compromesso col potere, cioè, ma non sono compromessi. La furbizia fa parte del ruolo, l'astuzia ironica, beffarda, è una cosa un po' dadaista, ma non c'entra, il potere è di squincio, il potere è quelli che lo catturano, è una forma di impotenza quelli che vogliono il potere, perché si specchiano, è il potere la loro forza. E allora, sai, no, ma uno come Griffi, per esempio, Griffi non si è mai compromesso, ha sempre fatto i suoi film come io ho fatto i miei, eppure Griffi è uno considerato un maestro, giustamente, grande,
lo stesso io in un altro modo. Anche Strobe? Strobe uguale, figurati, Godard, un altro che fa sempre, mai manda fanculo Tarantino. Se lo può permettere, anche se è una maleducazione ovviamente, dice che è maleducato, però uno che gli viene a dire, ah, sai, sei stato il mio grande idolo da giovane o cosa. Però perché non hai fatto i film che assomigliano? Fai le cazzate che fai. E Godard ha detto, ma tu cosa c'hai da fare col cinema? Vai a fare il cinema. Tu sei stato negli anni 70 allievo del Centro Sperimentale di Roma, che ha un passato, che aveva già un passato glorioso. Che cosa rimane nel tuo cinema di quella formazione e che cosa rimane del tuo cinema nel cinema di adesso? Del cinema di adesso? Sì, del cinema attuale. Niente, almeno di quello ufficiale che io conosco. Forse qualche giovane così, ma in quello ufficiale niente, assolutamente. Qualcosa che è rimasto inutilizzato, come un diamante grezzo da usare. E del centro all'epoca nemmeno non c'era niente del cinema, perché Nanni lo insegnava a fare un cinema tutto diverso, che a me non interessava. Erano gli incontri, per esempio all'epoca veniva Rossellini, è venuto Bresson e noi allievi presuntuosi, sai, che vogliono parlare, vogliono essere contro. E mi interessava il cinema, vedere i film, parlare di cinema, venire fuori, poi andavo alle mostre di pittura, uscito dal centro andavamo a fare il giro da Sargentini, da tutto. Io dal cinema in realtà avevo il cinema sicuro dentro di me, custodito il mio cinema, ma non ho rapporti col cinema. Con Bellocchio, per esempio, che è amico, è uno che insomma non mi interessano. Non c'è nessun regista, eccetto Griffi, o documentaristi che mi interessa del cinema italiano. L'ultima domanda è, a che cosa serve il cinema? Il cinema, il centro? No, a che cosa serve il cinema? Ma il cinema può servire a tutto, oppure essere inutile totalmente, come per dire a cosa serve la Gioconda? Niente. A chi la vede magari gli cambia la vita, oppure non lo so. Io credo che se nelle scuole facessero vedere i film mirati, nel cinema c'è tutto, c'è la geografia, c'è la storia, c'è tutto, il teatro, la letteratura, il cinema, puoi vedere tutto. Per esempio fai vedere un film di Bernardo, il Novecento, che io detesto, però parli del Novecento, molto più che sui libri di scuola dove racconti, sai, è tutto, il cinema è una cosa viva, è usato per una cosa viva, non come opere chiuse in se stesso, fatte bene o male, che realizzano lo spettatore in quanto spettatore intelligente o colto, no. Uno spettatore, il cinema lo deve mangiare come un lettore che usa un libro, il libro si mangia, non lo leggi. Uno che dice, ah sai, io ho letto quel libro, poi gli chiedi cosa rappresenta quel libro nella tua vita, cosa vuol dire, non sa cosa rispondere, sa dirti magari cose generali, però per esempio, io ho mia figlia che è una persona coltissima ovviamente, adesso legge un libro che io ho adorato all'epoca, che poi non ho mai più letto, e lei me lo legge per me, per Skype, per telefono, dei pezzi, che è
Le botteghe color cannella di Bruno Schulz. Sì. Un romanzo polacco che è di una grandezza incommensurabile. E leggerlo, io, sai, è come vedessi cinema, vedessi Fellini, leggessi la letteratura e tutto, e lei è impazzita per questo libro. E in Polonia lo conoscono quattro gatti. Lui era famosissimo, è morto il giorno che sono i tedeschi, finita la guerra. Dei tedeschi che giravano ancora, ha visto uno che era un piccolo, com'era, povero, che rovistava nei cassetti della monnezza per vedere se c'era qualcosa. E gli hanno sparato, l'hanno ucciso così. E lui è uno dei grandi, grandissimi, Bruno Schulz, Mickiewicz e Gombrowicz. Per dire, il cinema, se le scuole fossero fondate su mezzi nuovi, che è il cinema che contiene tutto, oppure il documentario, oppure la musica, l'arte, quadri, tutto, non i libri di testo, la geografia, la storia, quelle sono, è preistoria. Voi, secondo me, voi guardate, volete esaltare, ognuno deve, tutti sono, secondo la propria legge naturale, secondo la